Possono esistere moto tanto epocali da segnare un prima e un dopo rispetto alla loro comparsa? Beh, almeno a giudicare dalla protagonista di oggi, con la quale abbiamo il piacere di inaugurare il Perché comprarla Classic, verrebbe proprio da rispondere sì! La Honda CB500 Four infatti ha rivoluzionato il segmento delle medie cilindrate all'inizio degli anni 70, ma saprà ancora affascinarci? Scopriamolo insieme! Qual è la sua storia? Dopo il successo strepitoso della CB750 Four, Honda vuole replicare la stessa ricetta per un'inedita mezzo litro. La nuova 500, pur ispirandosi nell'impostazione ciclistica e meccanica ed ovviamente nello stile alla sorella maggiore, è una moto tutta nuova, rigorosamente costruita in Giappone. Nel 1971 debutta la prima serie, che in Italia sarà venduta ad un prezzo di poco superiore al milione di lire, alto per l'epoca e vicino a quello di molte maxi, riflesso inevitabile anche delle severe spese di importazione. Questa Four sarà oggetto di continui affinamenti fino al 1975, rimarrà in listino sino al 1979 con la versione K3. Com'è fatta? Linee senza tempo, volumi essenziali, cromatismi sobri e personali, con il motore protagonista indiscusso di un insieme iconico per definizione. Una moto da apprezzare lentamente, soffermandosi sui tanti particolari che ne esaltano e testimoniano la cura costruttiva. L'interasse misura 1404 mm. In virtù della maggiore agilità associata alla 500, il canotto di sterzo è inclinato di 26 gradi, uno di meno rispetto alla 750, ma per garantire comunque un livello di stabilità soddisfacente, i tecnici giapponesi hanno avanzato le forcelle così da sviluppare una misura di avancorsa rassicurante, pari a 105 mm, 10 mm in più rispetto alla 7,5. Il peso in ordine di marcia è di 205 kg. I cerchi a raggi di grande diametro, 19 l'anteriore e 18 il posteriore, si integrano perfettamente con l'agile ciclistica. Bello l'impatto visivo del disco anteriore da 275 mm, morso da una gigantesca pinza ad un pistone. Il telaio condivide lo schema con la CB750 Four. Si tratta di una doppia culla chiusa in tubi di acciaio con fazzolettature di rinforzo in lamiera nella parte anteriore. La forcella telidraulica ha steli protetti da soffietti neri, mentre al posteriore ci sono due classici ammortizzatori. I quattro scarichi cromati aiutano a dare volume e carattere alla parte inferiore ed a conferire dinamismo con la piega verso l'alto dei silenziatori. Proprio gli scarichi firmati da Busso rappresentano l'unica licenza poetica di questa K1, originariamente dotata di finale a tromboncino strozzato. Il serbatoio a goccia bicolore Jade Green Black da 14 litri è probabilmente il fulcro su cui ruota lo sguardo. Le pedane sono in posizione centrale, ma purtroppo non troppo distanti dai glutei. Il faro è immancabilmente tondo ed insieme al lungo parafango cromato aiuta a definire in maniera univoca la silhouette anteriore di questa Four. Il cruscotto, piuttosto completo per l'epoca, si compone di due elementi separati ad oblò per tachimetro e contagiri, integrati nella parte inferiore da quattro spie. Segni particolari? Nonostante l'affidabilità meccanica si estendesse anche agli organi elettrici, Honda volle comunque dotare la CB500 Four di sistema di accensione a pedivella. Lo abbiamo provato e possiamo confermare la sua efficacia nel dare vita al 4 cilindri, anche con una certa facilità. Non proprio ortodosso il posizionamento del blocchetto di accensione sul lato sinistro della moto, appena sotto il serbatoio. Un disagio per il pilota a cui Honda porrà rimedio dal 75 con la versione K3, collocandolo sul cruscotto. E il motore? Four, il numero magico per definire questa meccanica, c'è e si vede. Quattro tempi, quattro cilindri, quattro carburatori e quattro scarichi. Il compatto cuore pulsante è il 4 cilindri in linea raffreddato ad aria di 498 cc, con misure di alesaggio e corsa super quadre. La distribuzione monoalbero in testa comandata da catena centrale e due valvole per cilindro. La potenza massima di 50 cavalli viene raggiunta a 9000 giri minuto, mentre la coppia massima di 42 Newton per metro si tocca a 7500 giri. È alimentato da 4 carburatori Kane con diffusori da 22 mm.
La lubrificazione a carter umido, una differenza rispetto alla versione di 750cc che invece è a carter secco con serbatoio separato. Un'altra differenza riguarda la trasmissione primaria, che viene migliorata in questa versione adottando una catena di tipo Morse, in luogo della catena duplex. Il propulsore risulta decisamente più compatto rispetto alla 7,5, soprattutto trasversalmente, ed ha un peso di 69 kg, olio compreso, contro gli 80 del fratello maggiore. Cambia 5 rapporti, frizione multidischi in bagno d'olio. Chi meglio del sound di questo quadricilindrico potrebbe definire gli anni 70? Secco, roco, frizzante e con i quattro scarichi pronti ad enfatizzarne il carattere. E allora, godiamocelo da fermo. Ed in movimento. È ancora bella da guidare? Facile, intuitiva, stabile, divertente. No, non sto parlando dell'ultima naked arrivata sul mercato, ma di questa CB che riesce a stupirci una volta di più con la sua innata comunicativa. In città come tra le curve sembra di averla guidata da sempre, tanto è il livello di empatia che si riesce a sviluppare. L'unica alchimia richiesta al pilota, quando si voglia alzare il ritmo, consiste in banali contrasti al manubrio, nella fase di inserimento o nelle S per mitigare l'inerzia data dal cerchio anteriore da 18 pollici e permettere così di incrementare la naturale volontà di questa ciclistica di puntare diretta alla corda. Nonostante la ridotta sezione, gli pneumatici Metzler garantiscono un grip più che discreto che porterà inevitabilmente a grattare cavalletto e pedane. Forcella e ammortizzatori hanno una taratura di compromesso e riescono a offrire il giusto sostegno anche nella guida dinamica. I più smaliziati potrebbero comunque lamentare una risposta poco progressiva degli elementi, ma si tratta di considerazioni piuttosto marginali, soprattutto tenute in considerazione l'età della nostra protagonista. Il motore mette in luce un'eccellente regolarità, riprende in quinta da 1000 giri, si irrobustisce a 5000, ma per fare le cose sul serio meglio tenere l'ago del contagiri sopra quota 7500. Probabilmente i suoi 50 cavalli non vi strapperanno mai le mani dal manubrio, ma vi metteranno di buon umore e con un impegno ridotto al minimo. Il cambio entusiasma per precisione e velocità, la frizione ha una buona modulabilità seppur caratterizzata da una fase di attacco piuttosto decisa. Sempre meglio anticipare la frenata per non rischiare di arrivare lunghi. Il disc anteriore ha una potenza appena sufficiente ma richiede uno sforzo alla leva decisamente elevato. Immaginiamo sia una caratteristica della moto in prova piuttosto che del modello in sé. Il tamburo, al contrario, è fin troppo aggressivo, arrivando facilmente al bloccaggio. Punti deboli? Difficile trovare difetti a questa CB. Se escludiamo l'usura precoce delle forchette del cambio della prima versione, si tratta di una moto dall'affidabilità comprovata. Semmai qualche piccola critica può riguardare i consumi. Andando piano non si percorrono più di 15 km litro, un dato destinato comunque a calare vistosamente ogni volta che si insisterà nella zona alta del contagiri. Qual è la sua quotazione? Trattandosi di un modello longevo commercializzato per quasi un decennio, i prezzi delle varie versioni possono essere piuttosto differenti. Un esemplare perfettamente conservato del 1971, il primo anno, ha una quotazione di circa 8.000 euro. Per la versione K1 del 72 ne occorrono 1.000 in meno, mentre una K2 del 73 viene scambiata anche a 6.000 euro. Per mettere nel box invece la più recente K3, presente in listino dal 75, possono essere sufficienti 4.500 euro. Prima dell'acquisto, oltre ai controlli di routine, vi consigliamo di verificare lo stato delle cromature, l'originalità delle marmitte a tromboncino strozzato, del parafango posteriore spesso sostituito con quello della 400 e la presenza della truss di attrezzi. Una moto ancora incredibile per equilibrio ed affidabilità che punta dritta al cuore grazie soprattutto ad un fascino senza tempo e regala gioie ed emozioni ogni volta che si abbia la fortuna di poter saltare in sella. Sì, sognare ad occhi aperti con la CB si può!